Bentornati, oggi vi portiamo ai giardini termali Poseidon. Siamo sull'isola di Ischia. Da Ischia Porto è possibile raggiungere Forio di Ischia in circa 30 minuti. Sono 15 km di distanza, che è possibile percorrere col bus pubblico numero 2. Dal centro di Ischia Porto, quindi prendiamo il pullman e raggiungiamo Forio di Ischia e la baia di Citara, ultima fermata e capolinea del bus numero 2. La fermata Citara Giardini Poseidon si trova a 100 metri dall'ingresso del parco termale e questa è la strada che bisogna percorrere per raggiungere l'entrata. Questo è l'ingresso al parco termale. Noi nel 2017 abbiamo pagato 33 euro per l'intera giornata a biglietto. Si tratta del più grande parco termale di Ischia, con oltre 20 piscine, un centro benessere, 8000 metri quadri di spiaggia con ombrelloni e lettini e 500 ettari di litorale. Nel mese di aprile, quando l'abbiamo visitato noi, il giardino era tutto fiorito. Qui sulla destra è visibile la spiaggia con gli ombrelloni, mentre qui a sinistra questo viale porta al ristorante del Fauno, che è una delle tre strutture per fare pranzo. I giardini termali Poseidon mescolano la natura alle vasche con acqua termale. Le piscine hanno un'acqua con temperatura che varia dai 28 ai 40 gradi. Inoltre ci sono tre piscine con acqua di mare e una grotta di vapore termale. Per accedere alle vasche è obbligatoria la cuffia, mentre vi consigliamo di portarvi ciabatte comode perché in prossimità delle vasche il terreno può essere scivoloso. Inoltre all'interno della struttura sono presenti delle piscine non termali adatte per i bambini. La vasca retrusa a 36 gradi è una delle nostre preferite, sicuramente per la vista che offre su tutta la baia di Citara. Verso il fondo del parco è possibile scorgere anche la sorgente, da cui l'acqua sgorga a 90 gradi e forma un fiumiciattolo che gira per tutto il complesso termale. Qui sono presenti anche diverse sdraio per godersi il sole e la vista sulla baia di Citara. I giardini Poseidon sono costruiti a terrazzamenti. Pertanto, salendo sulla collina è possibile vedere altre vasche, la cascata di acqua termale e una bellissima vista su tutta la baia di Citara e i giardini Poseidon. Una piacevole passeggiata nel verde da fare dopo pranzo. Ma le vasche termali da provare sono veramente tante, quindi vi consigliamo di non soffermarvi principalmente in una vasca, ma di girare tutto il complesso, in modo tale da poterle provare tutte e provare le diverse temperature. Come ad esempio questa vasca a 38 gradi. Il consiglio è di non rimanere troppo a bagno, soprattutto quando l'acqua è molto calda, e di alternare le vasche con un po' di relax sulle numerose sdraio presenti all'interno del complesso. Non perdetevi il classico percorso Kneipp per riattivare la circolazione delle gambe, passando dall'acqua calda all'acqua fredda. Salendo per le scale e le varie stradine si arriva fino al punto più alto del complesso termale Poseidon e il panorama che si gode dall'alto sulla baia di Citara è veramente bello. Volendo ci sono anche vasche e sdraio al coperto che sono situati vicino ai camerini e agli armadietti. Se siete sull'isola di Ischia, sicuramente un giorno da dedicare a Poseidon dovete considerarlo. Il centro termale vale sicuramente la spesa e vi farà uscire rigenerati e completamente rilassati. Ovviamente se avete delle domande potete lasciare un commento qua sotto. Nelle schede vi lascio anche il link agli altri video dedicati all'isola di Ischia. Spero che questo video vi sia piaciuto. Vi chiedo di mettere un mi piace sotto al video per supportarmi e farmi crescere col canale. Iscrivervi se non siete ancora iscritti cliccando anche sulla campanella per ricevere notifiche a tutti i prossimi video che andremo a pubblicare. Dal Poseidon di Ischia è tutto. Noi ci vediamo alla prossima destinazione.